Buona vita a tutti, buona vita a tutti, cari italiani. In poche parole parlerò di dolce sin fondo, come mangiate voi male e perché avete problemi digestivi. Mi riferirò al dolce, quando si mangia, come si mangia. Per prima cosa, chi sono io? Sono uno che ha studiato la medicina per 4 anni in Russia, poi è venuta la vostra maledetta democrazia, la maledetta libertà occidentale, che tutto è diventato a pagamento. Sì, qualcuno dirà, ah, ma avevi una borsa? Sì, certo, avevo una borsa di studio che non mi bastava i soldi neanche per pagare la metropolitana. Capito? E ho dovuto abbandonare. A parte il fatto che in Italia la cupola non permette, diciamo, di entrare i specialisti russi. Ah, tra di noi ce ne sono tanti, tra i migranti russi, ucraini, ex Unione Sovietica, ce ne sono tanti che puliscono le vostre case, ma che hanno più lauree di voi. Però va bene lo stesso. Alla fine quella che conta è la busta paga, no? Giustifica tutto. Vabbè, siete voi che perdete. Parliamo adesso di dolci in fondo. Non puoi mangiare dolce alla fine del... No, perché il pancreas con i suoi succhi pancreatici più l'insulina, cose varie, no? Non mi piace a me entrare in dettagli, anzi mi piace che la gente mi prenda per un acculturato charlatano. Che hanno veramente bisogno possono beneficiare dei miei rimedi che sono senza effetti collaterali. Mica ti parla cicuta, sì, la cicuta è un buon rimedio, potente, potentissimo, però chi ti parla di quella? Ti darò soltanto i rimedi senza effetti collaterali. Se vuoi sapere di più ti puoi iscrivere al mio canale, la biblioteca dei rimedi russi, su YouTube, su Facebook, o mi puoi cercare su Facebook in privato come Mike Amario Russo e ti faccio iscrivere là trovi un sacco di rimedi. Però ti dico da adesso, non è gratis, perché non sono obbligato io a essere gratis. Con me sei più assicuro che con la farmacia. Ti dico perché se tu compri un medicinale della farmacia, uno, lo paghi, anche se te lo paga lo Stato, lo paghi, si chiama debito pubblico, sempre tu paghi o i tuoi figli. Allora, e se ha dei effetti collaterali, con cacchio che puoi denunciare la farmacia? Tu non lo puoi denunciare la farmacia, no? Invece un ciarlatano come me, se ti dice qualcosa che ti fa sentire un po' male, tu già puoi dire, guarda, quella mi ha detto così, io ho fatto per colpa sua, no? E allora sei più protetto con me, protetto con una persona o con un'azienda che lo puoi denunciare, sempre, capito? Non dimenticare, si scrive farmacia, si legge farmafia. Capito? Si scrive farmacia, si legge farmafia. Per questa. Veniamo al dunque. Quando tu mangi il dolce, subito il pancreas comincia a secretare, a rilasciare i suoi succhi pancreatici, no? Che si incontrano con i succhi biliari, nella cardias, si chiama, è come un'ampola dove si mescolano. E i succhi pancreatici non possono essere attivi, se non dalla bile. Però questa è un'altra lezione, non entriamo in dettagli. Orbene, quando tu mangi qualcosa, meglio nella vita mangiare monoprodotti, tipo fagioli, solo fagioli. Se hai messi dentro anche la carne, sei un po' fregato. Se metti, che ne so, il panino, no? Le proteine con i carboidrati, sei fregato, perché la digestione è scombussolata, nel senso che digerisce per prima i carboidrati e trascina dietro di sé nel bolo alimentare anche le proteine che non possono essere digerate nell'intestino, nel duodene, nell'intestino sottile, tenue. E allora ecco che subentra la fermentazione, putrefazione e tutti i problemi di digestione. Quando tu mangi, se finisci il pasto con il dolce, sei fregato, perché dove si incontrano nella biforcazione di questi due canali biliare e pancreatico, c'è un intoppo, c'è un traffico bloccato, il semaforo là è rotto, capito? E allora chi entra primo?
blocca quell'altro, punto. O il pancreas blocca il fegato e allora non hai abbastanza bile, o la bile del fegato blocca i succhi pancreatici e non hai abbastanza insulina e cose varie. Per questa ti conviene, lontano dai pasti, e specialmente nella prima parte della giornata, perché dopo le ore 14 l'organismo entra in stato di riposo, verso la sera non si mangia, o si mangia molto leggero, insalate, che ne so, così cetrioli, la sera mangi leggero, però i dolci li mangi tra i pasti, se proprio vuoi mangiare i dolci, ma non ti conviene mangiare i dolci, punto e basta. Se hai bisogno di dolce e vuoi ingannare il tuo cervello, puoi mettere della cannella, che ne so, dentro un yogurt magro metti la cannella e un cucchiaino là, e l'hai mangiato soltanto con l'acqua calda o con il latte, quella che vuoi, e allora il cervello interpreta la cannella, che è un potente antiossidante, come lo zucchero, e hai soddisfatto il tuo piacere di zucchero. Lo sai, l'appetito dura finché diventi sazio, dopo sparisce. Allora non importa che cosa gli dai tu, diciamo, una è la bramosità e l'altra è la necessità nella dieta, capito? Una volta che lo stomaco è pieno e a posto, si dimentica di quelle bramosie, di quelli peccati di gola. Se vuoi avere una vita sana, devi fare così, non finire con il dolce, ma non devi finire neanche con il caffè. Perché? Perché il caffè ingrossa il sangue. Non devi finire neanche con la sigaretta, perché la sigaretta ingrossa, coagula, rende denso il sangue. È un sangue denso, non è fluido e non può arrivare nei capillari, alle cellule, a nutrire. Capito? Devi sempre guardare di avere un sangue fluido. Un sangue fluido si può avere molto semplicemente, però questa sarà un'altra lezione. Oramai abbiamo fatto 7 minuti, oltre mezzanotte. Ricordi, provare per credere. Non ti costa niente, non ha degli effetti collaterali. Non mangiare dolce alla fine del pasto. E se vuoi sapere di più, mi cerchi in privato su Facebook come Mike Amario Russo, o lasci un commento qua e ti posso aiutare. Ricordati che non sono gratis, che ti costa 36 euro, un cammino completo verso la guarigione. Guarigione, ho detto, non solo miglioramenti e la sparizione dei sintomi come fanno gli altri, capito? Con me puoi dire. Io sono anni che non vado dai vostri medici, perché mi rendo conto che è tutta una ciarlataneria. Il cervello è qualcosa di promesso e non realizzato, punto. Se tu vai sempre in farmacia, ricordati, farmafia, non farmacia, farmafia. Si scrive farmacia, si legge farmafia. Se tu vai sempre là e ti prendi della medicina, non hai gli effetti desiderati, vuol dire che sei vittima di un ciarlatano, secondo la definizione e la logica, o non è così? Ti piacciono le scatole colorate? Cosa ti piacciono? Le compresse, le pilule, le pomate per il gamba di legno? Quella è un ciarlatano. Per questa è tempo di tornare ai rimedi naturali. Bye bye.